Un brano mediatico ma molto bello, quello scelto da Paolo, Alan Walker, Faded, ruota libera per iniziare. Ciao Paolo, buonanotte, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Fabio. Allora, caro Paolo, questa settimana vorrei parlare, anzi tu hai avuto questa idea mi interessa così capire effettivamente, tu che conosci il mondo legale, il mondo giuridico, come stanno le cose, perché a me sembra da fuori, come dire, un'inezia, nel senso che Conte non mi sta simpatico, il Presidente del Consiglio tutt'altro, mi sembra proprio il classico piacione, che, nel senso che è molto egocentrico, e, però le Iene, no? Tra l'altro la stessa Iena che aveva affrontato il caso di David Rossi, Antonino Monteleone, lo insegue da tempo su questa storia di del caso Alpa, del conflitto di interessi, eccetera eccetera. C'è stato anche uno scambio abbastanza forte quando c'è stata la conferenza stampa la scorsa settimana, no? Sulla riforma della prescrizione. Ecco, vorrei capire da te, che hai bazzicato un po' gli ambienti, diciamo, dei tribunali, degli avvocati, dei concorsi, e che idea ti sei fatto, cioè qual è la reale portata di questa storia? Allora, stiamo parlando della prescrizione o stiamo parlando del caso Alpa, il possibile conflitto di interesse? Guarda, allora, questa cosa del caso Alpa, ma veramente, come dire, sorpreso in un modo schifato, però, perché è ancora una volta l'espressione di come nell'informazione ci si informi sul nulla, praticamente, e si creino falsi problemi per deviare l'attenzione delle persone, dando quindi alla gente una doppia pista, cioè puoi scegliere se Conte è un corrotto oppure no in base a questa cosa. Chi ci crede e chi non ci crede, sembra che sia quello il problema, ma in realtà non è quello, e come al solito è un modo per far pensare gli italiani in due modi opposti, farli entrare su due fronti diversi, su un problema che non esiste. Perché l'ho seguita bene questa cosa, ma mi ha colpito molto anche tante cose mi hanno colpito, questa pazienza di Monteleone nel perseguire questa cosa, con le risposte molto equilibrate di Conte che a un certo punto si è anche un po' rotto i coglioni, e va bene. Allora, il problema è un altro, il problema è che è assolutamente risaputo che tutti i concorsi da professore universitario in Italia sono truccati, tutti, non ce n'è uno che è corretto. Questa è una cosa che è il segreto di Pulcinella nell'ambiente universitario, e non è neanche tanto un segreto, cioè quando tu fai la carriera universitaria, come io ho fatto, io ho dato decine di concorsi, poi ho avuto la docenza, sia pure a contratto, non ero professore né ordinario né associato, ero un professore a contratto, quindi l'ultima ruota del carro dell'università, insomma. Quindi lo conosco bene questo mondo. Te lo dicono proprio, ti dicono: guardi, lasci perdere, non si presenti, tanto vincerà tizio. Vuoi fare carriera universitaria? Ma te lo sconsigliano, ti dicono: guardi, lasci, a meno che non c'hai un padre, una madre, qualcuno dietro, e c'hai degli appoggi. Dopodiché però non è che è automatica la carriera, vince chi ha il miglior appoggio, e spesso anche persone comunque che sono figli di potenti devono aspettare un bel po' prima di arrivare comunque alla docenza. Altri invece arrivano docenti giovanissimi, con curriculum praticamente pari a zero, perché poi questi sono spesso non solo appunto appoggiati, ma non sono neanche invogliati, non amano la materia che devono studiare, quindi i baroni della medicina, i baroni nella giurisprudenza, in tutti i campi, purtroppo non hanno la passione per quello che fanno, quindi poi hanno anche curriculum molto scarsi. Basti pensare a Monti, che è diventato presidente rettore della Bocconi, preside della Bocconi o rettore, non mi ricordo, con un curriculum proprio risibile, potremmo dire, e stiamo parlando della Bocconi. Perché? Perché Monti aveva
altri agganci per poter diventare quello che è diventato. Non, voglio dire, chi c'ha un po' di cultura capisce che lo spessore culturale, spirituale di Monti è pari a zero. Uno si aspetta che un rettore della Bocconi debba essere un pozzo di scienze, cioè un personaggio straordinario che chissà che carriera ha avuto e chissà soprattutto che curriculum professionale ha avuto, e invece hanno dei curriculum molto modesti, come molto modesti sono i curriculum della maggior parte dei docenti. Quindi si sa, e allora Monteleone che insegue Conte dicendo che l'irregolarità sarebbe che poi lui ha stipulato un patto con Alpa perché ha fatto una cosa, cioè è ridicolo semplicemente, perché non è quello il tipo di irregolarità che si fa, non sono quelle le cose che succedono. Io credo nella buona fede di Monteleone, ma purtroppo Monteleone non capisce, non conosce il sistema, perché altrimenti non ci avrebbe forse neanche perso tempo. A volte ci sono delle inchieste della magistratura che hanno, come dire, scoperchiato questa cosa dei concorsi truccati. Più volte in Italia ci sono state delle inchieste su singole università. A Bari le docenze venivano date non per concorso, ma truccavano tutto. In realtà, ripeto, truccano tutto dovunque. Cosa succede? Che talvolta nel fare un concorso, un docente che ha davvero dei titoli, è davvero bravo e anche appoggiato, si vede scavalcato da un signor nessuno. Allora si incazza, fa una denuncia alla magistratura, e la magistratura appoggia questa cosa, ma perché quell'altro era ugualmente appoggiato? Perché per i signori nessuno non c'è nessuna possibilità di fare nessuna carriera universitaria. Allora, cioè, capito, mi sembra proprio una cosa ridicola e soprattutto un'opera di disinformazione totale, perché la gente poi se segue solo i telegiornali si fa un'idea sbagliata. Guarda, questo fatto mi ha ricordato un altro fatto che lo voglio citare perché riguarda un personaggio che tu hai intervistato qui da noi, no? Giovanni Cianti. Sì. Questo perché mi ha colpito? Perché è la stessa cosa che succede nel mondo dello sport. Nel mondo dello sport si dopano tutti, senza eccezione. Non puoi arrivare a una gara di qualsiasi disciplina, ad arrivare quindi ai massimi livelli, se non ti dopi. E questo in certi ambienti si sa. Io perché cito Giovanni Cianti? Perché Giovanni Cianti è stato un ex campione di bodybuilding. Io ho fatto il corso da istruttore di bodybuilding, ho fatto per anni l'istruttore di bodybuilding quando ero giovane. E Giovanni Cianti fu uno dei miei insegnanti alla scuola del CONI. Ah, addirittura quindi l'hai conosciuto. Sì, l'avevo conosciuto e ci parlai perché era uno degli docenti della scuola. E lui mi raccontò che sì, perché lui, io avevo letto anche, lui aveva scritto dei libri, ha scritto tuttora dei libri, altri poi, e all'epoca eravamo negli anni, dunque fammi andare indietro nel tempo, eravamo negli anni 80, e lui alla fine degli anni 80, lui aveva scritto un libro che era tra l'altro molto fatto bene, Il grande libro del bodybuilding. E era stato un campione italiano, aveva vinto un campionato. E io gli dissi: Giovanni, ma come mai hai vinto solo un campionato e poi non sei più compatto, non hai fatto manco più gare? E lui mi disse: perché per vincere ti devi doppare così tanto che se poi continui e vuoi andare avanti nella carriera, cioè ti ammali. E io ho detto: un anno lo faccio, poi basta. E io però rimasi scioccato, dissi: ma scusate, ma io so anni che faccio l'istruttore, o meglio, no, all'epoca non facevo l'istruttore, stavo facendo il corso. Sono anni che faccio bodybuilding, che mi informo, leggo le riviste, quello che scrivete, ma scrivete che il bodybuilding deve essere pulito, che gli steroidi non fanno niente, non servono a nulla. Certo, mi fa, quello lo dobbiamo fare perché, anzi, no, questa risposta non me l'ha detta lui, ma me l'ha detta un altro dei due docenti. La prima parte della risposta sì, me l'ha detta lui, la seconda un altro docente lì, mi pare, e mi disse: sì, perché dobbiamo, cioè la Federazione Italiana Bodybuilding sta cercando di entrare nelle Olimpiadi, vorremmo portare questa disciplina alle Olimpiadi, però dobbiamo quindi ammettere, cioè non possiamo ammettere che si prende il doping perché altrimenti non ci fanno entrare.
è lì che scoprì che il doping era comunque una cosa diffusissima in certi ambienti, ma ufficialmente non se ne doveva parlare. E quindi, tra l'altro, fu quel corso per istruttori, fu la molla definitiva che mi fece capire che sì, volevo fare l'istruttore, lo feci, però a persone normali e non diciamo, per chi gareggiava o che chi voleva fare gare, io non lo prendevo, insomma, quindi come e quindi ho scelto un altro settore perché ho detto no, io non entrerò mai in un settore in cui devo dire una cosa e farne un'altra, insomma, e quindi fu decisivo quel colloquio con Giovanni Cianti per dare l'indirizzo poi a quella parte della mia vita di quando avevo 20 25 anni. È la stessa cosa per i concorsi, quindi cioè io ho fatto il docente a contratto in un'università e l'ho fatto perché avevo un mio amico carissimo, che lì veramente era basato sull'amicizia, non sull'interesse solo personale. C'era un interesse da parte sua, ma indiretto, diciamo adesso senza spiegare i particolari, e quindi ho potuto fare il docente a contratto, cioè, ma neanche il docente a contratto, che è l'ultima ruota del carro, puoi fare se non c'hai appunto un appoggio. E infatti, poi, appena ho cominciato a occuparmi di queste cose, appena aprì il blog, sostanzialmente, da un giorno all'altro non mi chiamarono più dopo 7-8 anni che insegnavo, non mi chiamarono più, neanche mi avvertirono che non ero più chiamato a fare il corso, e lì si concluse la mia carriera universitaria. Potrei raccontarne tantissimi di episodi. Posso raccontare l'episodio della mia prima fidanzata storica, con cui ho avuto un rapporto di 10 anni, Paola, che studiò medicina, poi fece il concorso per entrare a psichiatria. E già per entrare nei concorsi di specializzazione ci vogliono le raccomandazioni. Figuriamoci poi per prendere i posti o per diventare docente universitario a medicina, ma questo vale per tutte le facoltà. Quindi lei infatti superò il concorso di psichiatria, però poi venne a sapere che un suo zio, il professore universitario, l'aveva raccomandata. Si incazzò a morte perché era una persona veramente straordinaria per certi versi, insomma, e decise di andarsene. Quindi individuò in Italia un professore, un docente, una scuola che effettivamente faceva dei concorsi seri, che è una cosa rara, cioè, ci sono poi questi concorsi seri, ma per individuarli si chiamava Tansella, ancora me lo ricordo, psichiatria a Verona, fece il concorso lì e lo passò con le sue sole forze. Infatti io mi ricordo che poi andai a Verona per qualche anno, conobbi le persone che lavoravano nell'ambiente della psichiatria di Verona, erano persone eccezionali, brave, intelligenti, venivano da tutta Italia, guarda caso, perché lì il concorso si faceva veramente con questo professore che cercava di tenere le cose in modo serio, diciamo così, ma è una cosa rarissima. Io, per esempio, racconto anche quest'altro episodio particolare, io ho pubblicato tantissimo nella mia carriera. Per pubblicare con case editrici serie o accreditate in ambito universitario era ed è tuttora praticamente impossibile se non conosci qualcuno. Io individuai un professore di Trieste che era Paolo Cendon, che secondo me faceva pubblicare le persone diciamo, le faceva pubblicare solo in base alle loro veramente effettive capacità. Infatti ci azzeccai perché gli scrissi una lettera e lui mi prese subito nel suo staff e mi fece fare dei lavori importantissimi. Ora, quei pochi che sono in grado di rendersi conto capiranno, ma ovviamente altrimenti per altri non si capisce l'importanza. Comunque c'era un commentario al codice civile della UTET, che era la casa editrice più prestigiosa nel mondo del diritto, e lui mi fece fare il commento all'articolo più importante di tutto questo commentario, che era l'articolo 1321, il contratto in generale, nell'edizione di aggiornamento, non nella prima edizione. Lo dico perché se poi qualcuno va a controllare e dice: ah no, ma non è vero, Paolo ha detto una cazzata. No, era l'aggiornamento al commentario al codice civile. Nell'aggiornamento c'è il mio nome su quello che è appunto l'articolo più importante, così come ho fatto importantissimi contributi con lui
sul risarcimento del danno, sulla responsabilità extracontrattuale, eccetera. Questo perché avevo individuato, e come avevo fatto a individuarlo? Perché la produzione, diciamo, giuridica italiana è spazzatura. L'80% dei libri che vengono editi nel mondo del diritto sono illeggibili e sono scritti in un modo indecoroso. Lì avevo visto che lui scriveva bene, era intelligente, le persone di cui si circondavano erano persone che producevano qualcosa di utile, quindi ho detto questo quantomeno un po' alla qualità ci guarda. E quindi ecco che infatti non sbagliai. E potrei fare 10.000 altri esempi. Mi ricordo il fratello di Paola, che era appassionato di matematica e faceva, provò la carriera universitaria, provò, era talmente bravo, talmente intelligente, che alla fine ci riuscì, anche se in un settore, quindi in una, diciamo, in una materia che non era proprio quella sua, dovette accontentarsi di un posto, di una materia particolare che non ci voleva andare nessuno e quindi fece il concorso e lì lo passò. Perché, ecco, c'è una differenza tra le facoltà prettamente tecniche e quelle più umanistiche oppure quelle in cui, diciamo, la parte tecnica non è così specifica. Cioè, è ovvio che entrano solo raccomandati. Questi raccomandati sono spesso anche degli incapaci, però quando tu fai il docente in una materia come matematica, fisica, e non puoi essere completamente incapace perché si vede, nel senso che 2 più 2 fa 4, se tu trovi uno che dice che fa 5, chiaramente lo si individua subito come idiota. Invece nel campo del diritto, oppure nel campo delle lettere o nel campo dell'archeologia, in vari campi più in cui diciamo le materie sono un po' più vaghe, tu puoi parlare dicendo supercazzole e tanto chi se ne accorge, la maggior parte della gente non se ne rende conto. Quindi il sistema chiaramente è molto più basato solo ed esclusivamente sulla parentela o sugli appoggi, senza assolutamente nessuna considerazione della qualità. Ora, nel caso di Conte, cioè, è un'eccezione perché è una persona intelligente, cioè si vede che è preparato, che è una persona sicuramente seria, quindi c'è nella sua carriera, ma non a caso è arrivato a diventare presidente del Consiglio, una parte di sostanza. Però la cosa eccezionale sarebbe davvero se lui l'avesse vinto solo per i suoi meriti. Quella sarebbe la cosa eccezionale, perché sarebbe veramente uno dei primi casi in Italia e allora sarebbe bello parlarne, ma altrimenti non, cioè, perdono tempo, sia Monteleone in particolare, perde tempo e quello che mi dà fastidio in tutta questa cosa è questa ipocrisia assoluta in cui la realtà è assolutamente diversa. Diciamo che ovviamente non è una scelta di Monteleone, nel senso che no, lì ci sono degli autori e sappiamo, no, che le Iene poi si muovono magari su segnalazioni, anche per motivi, no, che ci possono sfuggire, quindi sicuramente non è che è stato Monteleone a scegliere, no, di fare questa inchiesta. Diciamo che è stato Guarda, scelto lui, no, perché sappiamo che dietro c'è un corpo di autori, tra cui sì. Davide Parenti, che è quello poi, il padre delle Iene. Sì, guarda, questo lo so, però nelle Iene io credo che molte persone che ci lavorano ci credano in quello che fanno. Poi talvolta quello che fanno, tipo per esempio il caso di Nadia Toffa. Nadia Toffa, io era un personaggio che odiavo assolutamente perché era veramente la ritenevo indecorosa come persona in alcune cose, ma il 70% delle inchieste che faceva erano, secondo me, anche valide e soprattutto credo che fosse in buona fede. La sua lotta contro le medicine alternative, per esempio al tumore, beh, quella era frutto di ignoranza e la sua buona fede l'ha dimostrata quando è morta poi di tumore, perché morendo di tumore, facendosi, era talmente convinta di quello che diceva sulle medicine alternative che si è fatta curare con la chemioterapia e se n'è andata in un tempo rapidissimo. Da quando è stato scoperto il tumore a quando è morta, è passato, quanto è passato? Un anno e mezzo, adesso non ho fatto il conto, però insomma se n'è andata in un tempo talmente rapido che fa capire che
poverina ci credeva in quello No, no, ma che. io no, nel senso, non discuto che loro ci credano. Io dico che quando viene assegnata magari un'inchiesta, dietro ci sono altre finalità. Poi è chiaro che loro ci credono. Però, nel Ah, senso, se si sì. muovono contro le medicine alternative, non è perché lo ha deciso Nadia Toffa, insomma, no? Nel senso, poi lei si sarà appassionata, ci credeva, tutto quello che vuoi, ma evidentemente c'era un altro motivo, un altro scopo dietro. Così come l'anno scorso, ti ricordi, quando ci fu quella campagna per attaccare Di Maio, no? Ti ricordi che perché il padre praticamente aveva preso dei lavoratori in nero, no? Che era tutto sommato, insomma, una cosa veramente lieve, o comunque che non puoi attaccare Di Maio perché il padre forse no, aveva assunto dei lavoratori in nero. È chiaro che però lì ci sono altre finalità, cioè in quel momento era il momento forse in cui no, c'era la manovra, la trattativa con l'Europa. Secondo me Certo. erano tutti, ecco, dico, erano tutti modi per come dire, attaccare però con funzioni, ecco, che non so quali potessero essere, perché a volte l'insistenza su argomenti che non mi sembrano centrali rispetto a tante altre cose che accadono. Ad esempio, invece, credo nell'ultima puntata è andato in onda un bel filmato che non ho visto ancora tutto sull'antimafia, no? Su quello che delle storture, su quello che accade all'interno. Ecco, quella mi sembra. Cioè, alternano cose un po' come era anche Mistero, no? Alternano delle cose valide e importanti in cui in televisione almeno si parla magari solo lì, ad altre, insomma, così, che non, sono un po' incomprensibili, o forse sono comprensibili, no? Dipende. Sì, questo vabbè, certo, che ci sia una certa manipolazione nell'informazione va bene, però mi sembra che sia uno dei programmi in cui le persone sono meno consapevoli magari di quanto sono manipolate, però più in buona fede di tanti altri. No, no, indubbiamente. Alla fine anche con David Rossi hanno fatto un ottimo lavoro, al di là che poi anche lì posso essere d'accordo con Carpe Oro, comunque buttarla, no, che il movente dell'omicidio alla fine, no, potevano essere i festini, ecco, forse anche lì probabilmente sono stati messi in una strada, no, per non arrivare, per non danneggiare, no, magari i reali scenari in cui, no, è maturato quello che è evidente sia un omicidio. Allora, visto che parliamo di abbiamo parlato di Conte, perché poi lo scambio con Monteleone poi mi faceva un po' ridere, perché Conte rimaneva impassibile, no? Però allo stesso tempo gli ha detto: ma lei è fuori di testa. Non so se hai visto quello scambio Sì, come no, sì. che c'è stato a margine della conferenza stampa. La prescrizione, perché leggo, allora vabbè, 5 Stelle ne ha fatto una bandiera, Travaglio esulta, e altri dicono sostanzialmente la morte civile delle persone, perché se finisci in quel tritacarne non ne esci più, perché vieni processato, rimani sotto processo a vita. Tu come la vedi? Sì, purtroppo è vero, però ancora una volta la questione è mal posta e si fa pensare che ci sia un problema che riguarda questa legge in questo momento. Allora, il processo italiano, così come è congegnato, è congegnato in modo da essere assurdo proprio, cioè no, è completamente inutile ed inefficiente. È vero, la prescrizione fa sì che oltre il 90% dei reati vanno in prescrizione. Quando c'è un politico di mezzo, non c'è problema, si arriverà alla prescrizione. Il processo serve solo come strumento per poi veicolare sui messaggi dei messaggi in cui si dirà che il politico X è stato incastrato con delle mazzette, eccetera. Poi spesso, nella maggior parte dei casi, del processo non se ne sa più nulla. E va a finire a tarallucci e vino. In alcuni casi, alcuni politici, quando c'è una volontà persecutoria nei confronti del politico, penso al caso dell'Utri, penso al caso di Presidente della Regione Sicilia, come si chiama, Starace, no, Starace, vabbè, un altro, adesso ho scambiato quel nome di un politico. Dato Toccuffaro, ecco, questo era.
Era il suo nome. Ecco, in questi casi c'è una volontà persecutoria precisa e quindi li mandano pure in galera, ma sono casi rarissimi. I processi italiani vanno sempre in prescrizione. Ovviamente chi può pagare degli avvocati che lavorino per far andare tutto in prescrizione, sono quelli che hanno più soldi. Il povero disgraziato, spesso che viene beccato con un po' di droga, quello si fa il processo e in genere viene pure condannato perché non c'hai i soldi per pagare l'avvocato che ti farà andare in prescrizione. Ecco, quindi diciamo questo è una grossa stortura, ma la grossa stortura è anche come fanno le indagini, la lunghezza del processo, tantissime altre cose che sono dietro. Non è con la riforma della prescrizione che hanno presentato al governo che si risolve il problema, anche se dal punto di vista logico e teorico comunque è meglio questa che le prescrizioni che ci sono su altri reati. Nel senso che adesso la prescrizione è talmente breve che puoi essere quasi sicuro che il tuo reato andrà sempre in prescrizione. Invece, con questa riforma, che cosa si prevede? Che a partire dal primo grado, il processo non si prescriva più, cioè quindi si sospende la prescrizione. Per fortuna, direi io, perché in realtà la prescrizione ha un senso perché che cosa significa? Che dopo un certo periodo di anni il reato non si può perseguire, il che è anche giusto perché io commetto un reato oggi, tipo una corruzione, ecco. Dopo 20 anni mi posso ancora arrestare per l'unico fatto che magari ho fatto 20 anni fa. Alcuni reati non vanno in prescrizione, quindi l'omicidio non si prescrive mai, quindi quelli più gravi no, ma quelli meno gravi. Specialmente perché il codice penale è pieno di una serie di reati talmente piccoli che sono veramente ridicoli, no? Te li immagini, per esempio, diffamazione. Infatti. Ecco, la diffamazione, allora io scrivo un articolo oggi e fra 25 anni qualcuno dice: mo, ma andiamo in galera Franceschetti. Mi denunciano per diffamazione perché ho scritto un articolo 25 anni fa, io vado in galera per una cosa che ho fatto 25 anni fa. No, questa cosa non è assolutamente possibile, quindi tutti gli stati del mondo civili hanno una legge sulla prescrizione e deve essere così. Però il problema è che poi questa legge è stata applicata in modo tale che, data la lunghezza dei nostri processi, data l'inefficienza delle indagini, data tutta una serie di cose, sostanzialmente è un mezzo per difendere i delinquenti, sostanzialmente. Che poi, guarda, Fabio, io parlo così. Ma io sono uno di quelli che la legge sulla prescrizione ne ha beneficiato perché il mio processo Spezzi si conclude con la prescrizione sostanzialmente. C'è stato anche un ritiro della querela da parte degli eredi, ma questo perché per un'anomalia particolare processuale che non capita mai, che è una stortura assurda, ho avuto due procedimenti uguali per la stessa cosa. In uno c'è stato il ritiro della querela e in un altro la prescrizione. E vabbè, si potrebbe parlare a lungo di perché sono stati aperti due fascicoli su una cosa identica, che è una cosa assolutamente, appunto, non solo contro legge, ma assolutamente illogica dal punto di vista processuale. Però io ne ho beneficiato. Non è stata l'unica querela che ho avuto, quella di Spezia, ce ne sono avute altre, e mi è arrivato un avviso di garanzia. Perché io avevo detto in una trasmissione radio insieme a David Gramiccioli che questo generale aveva ucciso la figlia e anche un graduato dell'esercito sparandogli in testa. Mi arriva l'avviso di garanzia. Fabio, io non sono neanche andato a prendere gli atti a Roma per vedere cosa c'era dentro, perché non mi interessava, perché so già cosa c'è, cosa avrei trovato. E se per caso il processo fosse iniziato, io avrei. Non mi sarei neanche difeso, avrei puntato alla prescrizione, punto e basta. Ma perché? Perché non mi interessa difendermi sul sostanziale. Mi puoi anche condannare, anzi, condannami, perché la diffamazione effettivamente è un reato in cui io ho diffamato, cioè ho detto delle cose che hanno leso l'onore di Tizio. E io effettivamente ho leso l'onore di Mario Spezzi dicendo che era il mostro di Firenze. Quindi. Sì, l'ho diffamato, quindi perché mi devo difendere sul fatto che io sono innocente? Ma non sono affatto innocente, l'ho diffamato e l'ho voluto diffamare. Quindi condannatemi se questo è, diciamo, il
se questa è la legge, condannatemi. La stessa cosa avrei fatto con Vito Marchetti, però probabilmente sarebbe andata in prescrizione, quindi non è che questi fatti su di me hanno avuto un grosso rilievo. Sarebbe stato peggio se il nostro processo fosse stato più efficiente, più serio, più... allora lì sì, mi sarei dovuto battere, avrei dovuto sicuramente avere un atteggiamento diverso. Quindi io ho beneficiato di questa ridicola legge, di questo ridicolo processo penale con un codice di procedura penale totalmente inefficiente, voluto dalla mafia per indebolire i processi di mafia e di criminalità organizzata, anche di massoneria deviata, eccetera. Per quanto riguarda la massoneria deviata, per esempio, basti pensare che hanno riformato il codice penale, l'attentato agli organi costituzionali, il tentato golpe praticamente non è più reato, o meglio è reato ma punito con una pena minima, e c'è anche lì la prescrizione. Quindi se tu scopri dopo 15 anni, 20 anni che hanno cospirato per fare un colpo di Stato e per uccidere capi di Stato, eccetera, tu non puoi far nulla perché c'è stata questa riforma del codice penale in questa parte degli attentati agli organi costituzionali. Vabbè, insomma, il discorso sarebbe lungo, potremmo dire tante cose. È una farsa come è costruito il processo, questo è il problema. Certo, se fosse un processo all'americana, dove un processo che dura 10 mesi è considerato un processo lunghissimo, potremmo effettivamente discutere se la prescrizione sia da abbreviare, da allungare, da tenere così o no. Ma in uno stato come quello italiano, dove c'è una procedura penale ridicola, una prescrizione brevissima, la norma che hanno inserito per questa riforma teoricamente sarebbe anche opportuno. Cioè, scusa, poi ho fatto un gran calderone veramente, perché non avendo preparato il discorso sono stato poco efficace. Stavo spiegando come la prescrizione ha un senso, perché appunto io non ti posso perseguire dopo 20 anni per un reato tipo di diffamazione. Perfetto. Quindi è giusto in teoria, però ha un senso, perché sostanzialmente io ti dico, se tu sei stato tranquillo per 20 anni, poi non è che posso dopo 20 anni processarti, ma dal momento in cui inizia il processo tu sai che ti hanno beccato. Quindi se ti beccano nei limiti della prescrizione, in teoria la prescrizione dovrebbe essere fermata addirittura dai primi atti di indagine, non da cioè non arrivare alla Cassazione con la prescrizione. Cioè, in teoria bisognerebbe porre un limite per cui neanche magari non dal primo atto di indagine, ma dal primo momento in cui si instaura il processo, la prescrizione è sospesa, punto, fine. Perché? Perché ti hanno scoperto, ti stanno processando, a quel punto andiamo a vedere che fine fa, diciamo, la tua posizione. No che io mi faccio 3 gradi di giudizio e poi, proprio perché la sentenza della Cassazione esce dopo 3 giorni che il reato è prescritto, a quel punto non mi fanno niente. Quindi abbiamo fatto 3 gradi di giudizio, fatto spendere soldi allo Stato, tempo, anni e anni, per poi dire non se ne fa nulla. No, la prescrizione ha un senso se è, appunto, se non ti fanno nulla per un po' e 8 anni, non ti devono far nulla anche per il futuro. Ma nel momento in cui inizia il processo, la prescrizione deve essere sospesa. Se fossero processi rapidi come in America, ok, allora potrei anche giustificare il fatto che la prescrizione continua a decorrere. Ma se sono processi lunghi come da noi, diventa un assurdo, cioè un meccanismo perverso che non serve a niente e a nessuno. Ma infatti, siccome si può prevedere, no, con una certa affidabilità, cioè quando comunque si calcola che è impossibile, no, che la Cassazione arrivi a sentenza, è inutile che porti avanti la cosa, no? Che appunto arrivi a quando esce la sentenza per scoprire che è prescritto, no? Nel senso, andrebbe dichiarato prima. Il problema, no, ma il problema è che tu non puoi fare un calcolo matematico. Il magistrato, anche che la prescrizione sa che arriverà fra qualche mese, non è che può dire ok, siccome tanto si prescrive lasciamo perdere, perché anche questo poi darebbe luogo ad abusi. Allora, cioè, capisci che è un pericolo dire una cosa del genere. Tu devi andare avanti, il problema è che bisognerebbe andare avanti e velocizzare, poi non ci si riesce a velocizzare e non c'è la volontà. Ma i processi penali in America, nella maggior parte degli stati, ma anche quelli civili, sono al ritmo di un'udienza ogni settimana, ogni 15 giorni,
Quindi certo che lo finisce in 10 mesi. Da noi ogni udienza si sposta all'anno successivo. Cioè io quando c'è stato il processo Spezzi a Viterbo, che c'era il 13 dicembre, ho avuto un rinvio e il rinvio è andato all'anno successivo. Cioè, ma questo non è un modo di condurre i processi. Cioè, quella è una buffonata, è una barzelletta. Il problema è che no, nel senso, secondo me un'altra cosa che bisognerebbe fare, cioè comunque almeno distinguere, nel senso se comunque, al di là che anche questo non tutela, però se comunque in primo grado sei stato assolto, secondo me è assurdo che lì non interrompi la prescrizione, nel senso perché comunque tuo magistrato hai avuto il tempo delle indagini, 3.000 strumenti in più rispetto alla difesa. Arrivi in primo grado in giudizio, non riesci a dimostrare. Ovviamente qui parliamo di una giustizia che, senza sistemi, no? Dove diciamo una giustizia normale di un paese normale. E arrivi in primo grado e non riesci neanche lì a dimostrare la colpevolezza. E a quel punto io avrei intanto metterei anche la cosa. Io do ragione a Berlusconi in quel caso. Cioè, se tu vieni assolto, tu non eri d'accordo, io invece. Il PM non può fare ricorso perché tu hai 3.000 strumenti, cioè, la sproporzione rispetto al cittadino è esagerata, non lo puoi perseguitare a vita dopo che è stato anche assolto in primo grado, no? Quindi io già comincerei a tagliare i tempi della giustizia in questo modo. Se vieni assolto, stop, non puoi essere processato per un altro, cioè per lo stesso fatto in secondo grado. Fabio, io ti faccio questo esempio. Io sono un magistrato antimafia, serio, Sì. che ho fatto delle indagini serissime. Arresto Totò Riina, ma Totò Riina a Palermo c'ha una serie di appoggi. È successo realmente, tra l'altro, sono successi realmente questi casi. A quel punto vieni assolto. Io, PM, non ho il potere di impugnare l'assoluzione. Fabio, ma che cosa stai dicendo? Ma perché, Ma ma per un perché? Totorina però ci sono 3 milioni di poveri cristi, e questo è il problema. Quindi io tutelo più i poveri cristi di Totorina, perché lo sai Allora, come Fabio, funziona. guarda, in un sistema che funzionasse, qualunque legge, se applicata bene, andrebbe bene. La legge sulla prescrizione andrebbe bene così, se avessimo un processo funzionante. Se davvero i magistrati perseguissero la verità e agissero con efficienza anche nella fase delle indagini, io, cittadino, non devo temere che il PM magari mi faccia ricorso, perché comunque, ok, mi fa ricorso, ma tanto vincerò anche in secondo Sì, ma grado e quello ci farà una doppia ma figura di merda, tra l'altro. spendi soldi, a lui non gli costa niente, ma a te spendi soldi, eh? Sì, vabbè, ma non è, il problema del processo penale non può essere i soldi, e anche quello No. si dovrebbe risolvere, anzi no, si risolve, perché poi in realtà il cittadino non abbiente teoricamente ha il diritto al gratuito patrocinio. Tu mi dirai: no, ma però se c'hai un reddito tanto basso, c'hai il gratuito patrocinio, altrimenti no. Fabio, stiamo parlando di inezie, cioè se il processo funzionasse, qualunque legge andrebbe più o meno bene, se venisse davvero applicata. Il problema è che è un casino tutto, quindi noi si pretendiamo di risolvere, cioè di far funzionare meglio un sistema che è marcio fino alle fondamenta con la modifica di una norma. Ma è chiaro che quella l'unica norma non può certo far funzionare meglio il sistema. Cioè, capito? Cioè, e tu, diciamo, potrebbe andar bene che non si può impugnare da parte del PM la sentenza di assoluzione. Può andar bene qualunque cosa se veramente le indagini fossero fatte bene e i processi fossero efficienti, celeri e soprattutto giusti, cosa che non è. Non è in nessun caso, purtroppo. Pochi, pochi casi. Ci sono pure dei casi in cui il processo si fa veramente. Guarda, Fabio, voglio raccontare questa mia esperienza di dei tanti anni in cui ho fatto l'avvocato, e poi con l'esperienza anche della parte informativa, no, che ho fatto, che è stata molto illuminante. Io a un certo punto della mia carriera, diciamo, da avvocato, del mio percorso, avevo notato una cosa molto curiosa, molto strana, che tutti quelli che erano in galera anche per mafia mi dicevano: sì, avvocato, effettivamente mi sono fatto 15 anni, però tutti per reati che io non avevo commesso. Ma io dicevo: in che senso? Sì, però non è che mi sono messo a protestare, tanto ne avevo commessi tanti altri, anche molto peggio.
Allora, una volta può essere un caso, due volte può essere un caso, ma a un certo punto dici, ma com'è che tutti raccontano sta cosa? Cioè, tutti quelli che io, talvolta per motivi di lavoro, talvolta per conoscenze, per così, bene, io sentivo sempre la stessa storia. Io c'ho anche un carissimo amico, Marcello, che è stato incastrato per mafia, faceva parte della mafia del Brenta, e con una serie di reati. E anche questo mi ha detto, no, ma io, perché di fondo è una brava persona che riconosce, dice, io dovevo pagare perché io ho sbagliato, ho fatto una serie di cose sbagliate per una serie di motivi, perché ero giovane, perché ero stupido, perché così, e è giusto che abbia pagato. E io ho detto, sì, ma per reati che non avevi commesso. E perché ne avevo fatti peggio, mi ha detto, mi hanno incastrato per X reati. Il problema è che non avevo commesso manco uno di quelli per cui mi hanno incastrato, però ne avevo commessi di simili. Bene, questo ti posso dire appunto che è la regola. E io a un certo punto ho detto, ma com'è possibile sta cosa? C'è qualcosa che non va in tutti questi racconti tutti uguali. Poi dopo ho capito perché. Perché se tu fai un'indagine di mafia seria e incastri delle persone per dei reati che veramente hanno commessi, e questi magari ti fanno risalire ai mandanti, al cosiddetto terzo livello. Da un'indagine seria su un reato puoi risalire a tante cose, puoi collegare molte cose. Se tu invece l'indagine non la fai seriamente, quindi Tizio non ha ucciso davvero Caio, ha ucciso Sempronio, lo metti in galera però per l'omicidio di Caio, è ovvio che poi dalle indagini certamente non emergeranno diciamo prove significative che lo collegheranno ai mandanti, perché sono sì i mandanti, ma sono i mandanti di altre persone. In sostanza serve, questo sistema è congegnato in modo tale che le persone che vengono incastrate nelle retate antimafia, in questi reati qua, nel momento in cui poi provano a difendersi, si difendono su una cosa che non hanno fatto, ma non sono credibili perché comunque hanno un passato magari criminale in cui hanno ucciso altre 10 persone, quindi non vengono neanche creduti, ma neanche è possibile risalire ai veri mandanti o fare delle indagini serie, perché con questo sistema è preclusa la possibilità di arrivare davvero ai mandanti di certi reati. Ma ci ho messo anni per capirlo, l'ho capito forse pochi anni fa, perché era un fenomeno troppo diffuso e troppo comune. C'è un altro mio amico carissimo, Alessandro si chiama, forse non vorrebbe essere citato, che questo veramente non ha fatto nulla, si è fatto anni per associazione mafiosa in galera senza aver mai fatto nulla. Che cosa aveva fatto? Lui semplicemente aveva consigliato alcune persone che dovevano essere arrestate senza aver fatto nulla per mafia. Stiamo parlando di Firenze, però, di un paesino nei dintorni di Firenze. Hanno fatto un'immensa retata antimafia contro persone che non c'entravano nulla, siccome era il commissario che coordinava le indagini, che invece era colluso con la vera mafia del territorio. Questo Alessandro disse a questi suoi amici che stavano per essere ingabbiati, diciamo, per motivi, per cose che non avevano fatto, disse, beh, ma denunciate il commissario. Il giorno dopo si ritrovò arrestato con una serie di accuse pretestuose e si fece diversi anni per associazione a delinquere di stampo mafioso, con quindi tutto un processo per mafia che andò su tutte le pagine di giornali, questa la più grossa operazione antimafia di Firenze degli ultimi anni, eccetera. In realtà, con tutti i personaggi che poi ho conosciuti uno per uno, mi ricordo per esempio Mimmo Prosciutto cioè, un soggetto simpaticissimo così, ma proprio una bravissima persona, che era considerato nel processo era un feroce capoclan. Ecco, questo è il funzionamento della giustizia in Italia, Fabio. Quindi a quel punto parlare di riforma della prescrizione, della norma qua, della norma là, è parlare del nulla. Poi chiaro che cosa succede, che se si riforma la prescrizione, se si interrompe col primo grado, e gli avvocati scioperano, certo, anche perché la maggior parte del lavoro di noi avvocati nel penale era
costruita sull'andare alla prescrizione, specialmente in processi politici e di un certo tipo. E quindi è chiaro che togli il lavoro agli avvocati in questo modo, no? Ma in teoria, però, se il processo dura di più, guadagnano di più. E il problema è che non possono promettere la soluzione però al loro cliente. E quando il cliente è danaroso e facoltoso, conta il risultato a quel punto, non conta quanto dura. Perché in un processo penale la parcella può essere anche di milioni di euro. Nel processo dell'Utri, i legali che hanno lavorato al processo dell'Utri sono stati liquidati in sentenza con parcelle da centinaia di migliaia di euro. Ovviamente questi erano perché erano gli avvocati dell'Utri. Se tu fai un processo normale e sei un povero Cristo, ti danno 3.000 euro insomma come liquidazione nel processo, 4.000, 5.000. Queste sono le cose, perché anche lì ci sono delle grosse disparità. Però tu al politico o al mafioso di rango gli devi garantire che arriverà alla prescrizione e alla soluzione, non è la lunghezza. Totò Riina non è che ti paga in base alle udienze effettive che fai e in base al tempo che spendi. La parcella di un Riina non è una parcella normale, diciamo così, sono pagamenti con altri metri. E quando tu difendi Berlusconi, è certo, Berlusconi non ti dà per fare un'udienza le poche centinaia di euro che sono previste dal tariffario, ma così qualunque altro politico di rango. Hai spiegato molto bene, insomma, la secondarietà di qualunque riforma quando le storture, no, sono più generali e profonde. Allora, noi ci vedremo venerdì in diretta per la tua scuola di astrologia sul nostro canale YouTube, redazione @bordernights.it. Grazie Paolo, alla prossima settimana. Grazie a tutti, ciao.